Partirà nel mese di aprile il progetto Smart Hydro Grid per la transizione energetica e la decarbonizzazione profonda. Progetto che vede Centria, società del gruppo ESTA, tra i coproponenti. Ora, questo è un obiettivo della transizione energetica molto importante e strategico per tutti i paesi del mondo. Noi sappiamo che stiamo consumando molto più di quello che la natura e il mondo è in grado di restituirci. Quindi questa della frontiera della ricerca è l'unico vero strumento, è l'unica vera possibilità che abbiamo per cercare di trovare soluzioni alternative e accompagnare non soltanto, diciamo, con buoni propositi, ma anche con azioni concrete, il percorso verso la transizione energetica. L'idrogeno, insieme al solare, fotovoltaico, sarà la vera svolta della produzione energetica del futuro, proprio perché sono due forme di produzione dell'energia da due fonti diverse, ma sostanzialmente a impatto zero. Ora, sul fotovoltaico l'esperienza è molto più sviluppata. Sull'idrogeno siamo ancora molto in fase di sperimentazione e di ricerca. Il nostro contributo in questo progetto vuole essere proprio quello di un'azienda come Estra che si mette a disposizione insieme ad altri partner per provare a sperimentare un utilizzo efficiente dell'idrogeno per la produzione di energia elettrica. Grazie alla collaborazione dei partner si svilupperanno modelli digitali a supporto della gestione e del controllo in real time. Due gli impianti pilota multi-energy che sorgeranno presso la sede Centria di Arezzo e presso la sede Tecfem di Fano. Partiamo dal presupposto che la rete di distribuzione in Italia è un'infrastruttura energetica molto diffusa, capillare, ha un'estensione superiore a 250.000 km, che al di là del numero la rende un'infrastruttura che raggiunge tutto il territorio nazionale. Per cui poter iniettare anche piccole quantità di idrogeno nella rete di distribuzione con costi non eccessivi, con complicazioni tecniche affrontabili e soprattutto con tempi piuttosto rapidi, consentirebbe di decarbonizzare fin da subito ampie porzioni di consumi finali per quanto riguarda le utenze, con percentuali già oggi possibili dell'ordine del 2% e poi a crescere nei prossimi anni del 5% per esempio. Quindi è assolutamente strategico poter sperimentare in questo senso l'iniezione di idrogeno nelle reti di distribuzione. In particolare il progetto si pone l'obiettivo di andare a studiare le iniezioni di idrogeno nella rete di distribuzione del gas, per cui ovviamente oltre ai partner tecnologici e partner di ricerca, la presenza di Centria, del gruppo Estra, dà la concretezza dell'applicazione pratica dell'iniezione dell'idrogeno sulla rete di distribuzione.